Allora, la nostra Carla Lombardi. Carla, in diretta. Buongiorno, Leonora. Buongiorno. Mi trovo a pochi chilometri da Sondrio. Qui c'è una discoteca famosa perché i ragazzi spesso organizzano delle feste. E venerdì scorso le superiori, tutti i ragazzi delle superiori hanno organizzato una festa per festeggiare la fine delle lezioni e l'inizio delle vacanze. Pensate, sono arrivati 500 ragazzi da questa zona. Verso mezzanotte è stato chiamato per la prima volta il 118. Sono arrivati e proprio qui per strada nel piazzale antistante hanno trovato una ragazzina di appena 15 anni che stava entrando in coma etilico. È stata trasportata immediatamente all'ospedale di Sondrio, dove ha avuto le cure e si è subito ripresa, e dopo pochi giorni è tornata a casa. Sì. Ma non è finita qui, perché dopo due ore ancora una chiamata al 118. Altri due ragazzini di 16 anni, proprio qui, in questo punto, sono stati trovati anche loro in pericolo di coma etilico. Naturalmente dobbiamo dire che per i ragazzi l'intossicazione alcolica si ha quando hanno 2,5 grammi per litro di sangue e possono avere delle conseguenze veramente gravi fino ad arrivare al decesso. Per fortuna il tempestivo intervento dei minori era stato dato dell'alcol? Guarda, assolutamente questo ancora non si sa, perché i carabinieri ci hanno detto che molto spesso questi ragazzi non prendono l'alcol dentro le discoteche, ma iniziano a bere prima di arrivare, si procurano le bottiglie di alcol fuori e continuano a bere tutta la sera e poi si sentono naturalmente male. Quella sera, pensate, non solo questi tre ragazzi, le segnalazioni ai carabinieri era per questi casi più gravi, ma si sono presentati al pronto soccorso, perché intossicati da alcol, diversi altri ragazzi, naturalmente in maniera più leggera. No, purtroppo i pronto soccorsi venerdì, sabato e domenica, ecco, pomeriggio comprese, sere comprese, sono pieni di questi ragazzi. E la cosa più incredibile è quando arrivano i genitori e dicono: ma in fondo la ragazzata, in fondo sempre abbiamo bevuto. Stop, basta con sentire queste cose. Ma l'altra cosa che trovo incredibile è: a me non interessa se il ragazzo beve fuori o beve dentro, intanto gli alcolici sotto i 18 anni non si potrebbero prendere. Non si possono prendere, bravo. Ecco. Credo che i locali debbano avere la responsabilità di una persona che entra ubriaca, e quindi dovrebbero immediatamente chiamare le forze dell'ordine, le forze dell'ordine chiamare i genitori, perché ricordiamo che non è tanto dentro, ma quando escono fuori, anche lì dove è la responsabilità, quantomeno nel parcheggio, perché poi questi ragazzi salgono in motorino, salgono su una macchina, indipendentemente che sia quella con patente o senza, e mettono a rischio la loro vita e la vita di altri. Professoressa Parsa? Ma io sono sconvolta da questo discorso, anche perché sta prendendo piede questo fatto di bere. Vedi la facilità, Eleonora, con la quale dai la coltellata, spari, bere, drogarsi. No? Cioè, stiamo parlando di una fascia, appunto, d'adolescenza. Esattamente, che, insomma, non solo, ma vengono forniti questi valori e questi modelli. E dico valori in dispregio, lo dico aggressivamente. Cioè, la modalità di essere giovani diventa: mi drogo, mi sballo, vado, guido senza, mi prendo la droga. Se questi sono i modelli che vengono, do la coltellata se viene dato fastidio alla mia ragazza a 15 anni, a 16 anni, allora che significa? Significa che il mondo della comunicazione intorno e i codici comunicativi stanno diventando codici di violenza e di sballo, e non codici di gentilezza, di onore, di rispetto, di forza, di generosità, non modelli di intervento, ma modelli di aggressione. È vero, ma guardi, finita. Condivido appieno, peraltro... Abbiamo fatto un'indagine che abbiamo presentato qualche mese fa al Senato sull'accesso dei minori ai prodotti inadatti, e quindi abbiamo analizzato dalla cannabis fino praticamente alla pornografia, passando per l'alcol, per il gioco d'azzardo, queste tematiche. E abbiamo visto essenzialmente la miserabilità degli adulti che per qualche soldino in più vendono ai nostri figli minorenni contro legge. E questo è un aspetto su cui bisogna intervenire, bisogna agire necessariamente. Noi non possiamo consentire che i ragazzi rischino la vita. E poi il minorenne, se ritorniamo anche ai temi propri della legge, come si dice, incapace di intendere e di volere. Quindi si presume che ci sia un adulto che ne prende responsabilità.
c'è stato sicuramente un adulto che gli ha venduto alcolici. Poi un altro aspetto riguarda anche la responsabilità. Ma non chiedono nemmeno i documenti, assolutamente. No, vanno lì a 13 anni, 14 anni gli danno gli alcolici. E la famiglia non ne sa nulla. La famiglia non ne sa. No, ma... e l'altra caratteristica, in America chi vende alcol, e lì c'è la legge sui 21 anni, gli viene immediatamente chiuso il locale e va in carcere. Quindi sono situazioni però ben ad esempio lì a Sondrio, lì dove è la nostra Carla, mi risulta che nessuno abbia chiuso locali, cioè lì tanto continueranno questi episodi, no? Diciamo. Come si fa? Dove sono le famiglie? Questi ragazzini vivono in famiglia, tu non puoi non vedere che il ragazzino è fuori luogo, mangia troppo, mangia poco, beve, non te ne puoi non accorgere, torna tardi. Parliamo di ragazzini di 14, 15, 16 anni, cioè laddove il controllo familiare non esiste. Ma il controllo familiare anche di 12 anni. È anche 12 legata anni. Alla responsabilità di certi luoghi che, poiché fanno entrare i minori, devono avere la dignità e il decoro di curare la tutela dei minori. Sono perché d'accordo. Chi prende in carico un minore il presidio se ne deve occupare, perché noi non possiamo chiedere alla famiglia di fare tutto, di risolvere tutti i problemi del mondo. È vero. E altrimenti, guarda, il presidio c'è, allora a noi facciamo tutti i filtri che possiamo, ma la famiglia ha dei limiti pure. Posso dire una cosa? I genitori devono lavorare, devono impegnarsi. Attenzione, lo so che difendi i genitori, però scusami una cosa. Allora, sono d'accordo con te, la prima agenzia educativa è la famiglia. Poi arriva la scuola, poi c'è il sociale. Se tu tieni un locale, ci tieni anche un presidio, esatto. Un presidio di autorità e psicopedagogico. Lo tieni in scuola, lo tieni nel sociale. Tutti se ti interessano i giovani, esatto. Se invece non ti interessano, fanne a meno. Esatto. E dillo chiaramente. Esatto. Tutti devono fare la loro parte. Non certo. Possiamo chiedere alla parte finale della famiglia. Condivido la sua analisi, sì. Perché la facile criminalizzazione dell'ultima cellula, certo. Che è la famiglia, dopo che praticamente certo. Gli viene riversato sui figli tutto. Una quantità tutto. Di fango, gli vendono l'alcol, gli vendono il gioco, gli vendono la pornografia. C'è il virtuale che li educa allora, agli orrori. Intanto esatto. Comunque complimenti al Moice sono... per questa inchiesta, per tutto il lavoro che fate durante l'anno. No, facciamo una riflessione.